Ragazzi, prima di editare il video, una cosa che mi sono dimenticato di dire, allora, per chi ancora non lo sa, ieri sera sono andato a prendere la PlayStation 4, quindi per chi mi vuole aggiungere. Quindi qua, ragazzi, guarda questo nome qua, per chi comunque mi vuole aggiungere, addatemi su quel nome lì, per PlayStation 4. Spero che il video vi piaccia. Buona visione. Benvenuti ragazzuoli qui e benvenuti sul mio canale. Questo siamo qui finalmente in questo nuovo video dove vi racconterò un paio di cosette. Comunque ragazzi vi chiedo subito di lasciare un mi piace perché vedo che vi piacciono un sacco comunque che vi racconto della mia vita, che vi racconto qualche storietta. Di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo, intanto questo qua mi stona pezzo di merda. Parleremo di come fare dei festini clandestini se si può definire così. Per quale motivo? Io ogni anno vado 2 settimane giù in Puglia dal mio migliore amico, che per chi non lo sa è Amnes, però penso che un po' tutti lo sanno. E c'è stato un anno che i suoi genitori sono dovuti andare via. Ci siamo ritrovati una sera a casa da soli. Il pomeriggio io e un altro mio amico siamo andati a prendere da bere. Abbiamo preso vodka, tequila, Jägermeister. Abbiamo fatto una mega scorta di alcolici e credetemi, regà, è stato un devasto. La serata parte tutta tranquilla. Io, siccome faccio scuola di barman, avevo deciso di fare comunque qualche cocktail per non solo per bere alcolici giù, butta giù e basta, ma per rendere tipo un po' più carina la cosa. Iniziamo a mettere un po' di musica, iniziamo a bere, iniziamo a fumare qualche sigarettina, visto che non tutti si facevano i cannoloni. E regà, credetemi, l'avessimo mai fatto. Oh, vi giuro. Vi giuro che è stata veramente stupenda come cosa perché un'oretta, tutti a bere, regà, tutti a bere, cazzo. Non riuscivamo a capire più niente e c'era gente che rideva, gente che sboccava, gente che si è messa a piangere, così dal nulla. Ovviamente abbiamo avuto il culo che i genitori ci hanno chiamato solo una volta perché, e soprattutto i vicini non ci hanno rotto il cazzo perché, credetemi, regà, facevamo un casino pazzesco. Un cazzo di casino pazzesco, non si capiva nulla. A me non piace molto bere, però vabbè, raga, se si è in compagnia, dico vabbè, perché no? Qualcosina ce la beviamo. Pensate che c'era un nostro amico, ancora mi ricordo sta scena. Allora, eravamo io, Amnes e un altro nostro amico che stavamo parlando, ci stavamo schiattando da. Invece quest'altro si era chiuso in bagno e tipo si è messo a piangere dicendo: io sono vostro amico, voi mi volete bene, per favore. Che sto deficiente? Non è che ha chiuso la porta e basta. No, l'ha chiusa a chiave. Non voleva uscire, quindi non sapevamo come entrare. Oh, dai, Michael, esci, cazzo, esci. Non rimane. Apri questa minchia di porta prima che ci rimani dentro. Oh, regà. Vuoto di silenzio. A quel punto mi ha detto: cazzo, o è svenuto o si è addormentato. Veramente, fare cose del genere spendi un sacco di soldi. Avevamo messo di soldi a testa. Perché, ovviamente, eravamo in un bel po'. Abbiamo deciso comunque di mettere un po' di soldi a testa. Ma le sigarette, regà, ma quante ne sono partite? Raga, sono partite tante di quelle sigarette che voi non vi immaginate neanche. Avevo un pacchetto, avevo 2 pacchetti da 20 e ne avevo fatto fuori uno e mezzo. Ma sapete che cazzo vuol dire uno e mezzo? È tantissimo. Come dei minchi di tamarri, raga, ci siamo messi a pompare musica dal Mac. Raga, abbiamo messo i primi episodi di Dragon Ball Super in giapponese e nessuno capiva un cazzo. Cioè, eravamo veramente fatti a merda. È stata veramente una cosa stupenda. Che poi, oltretutto. E tu fai la scuola di barman, giusto? Sì, io la faccio. Come sono venuti i cocktail? Una merda. Una merda perché non avevamo gli ingredienti giusti e avevo fatto. Invece, che avete presente il capirosca alla fragola che si fa con le fragole? Vodka, zucchero e lime. Lime. Io che cosa ho fatto? L'ho fatto con le pesche pensando che comunque poteva essere uguale, bene o male, il gusto. Madonna, raga, che schifo. Penso che una merda del genere non trova da nessuna parte. Solo Mister Evo poteva fare una cagata del genere. Comunque, ragazzi, ascoltate benissimo perché voglio dire una cosa importante. Prima cosa, raga, andate a mettere mi piace all'ultimo, al video prima di questo qua, che se non l'avete ancora visto. Seconda cosa importante, per chi non lo sa, andate a vedere sul canale di Joe, ha fatto uscire una specie di giveaway. Per chi non lo sapesse, praticamente è un contest. Che il primo vincitore, ve la spiego un attimo su dei piedi. Il primo posto vincerà uno scoop con una maglietta. Il secondo posto vincerà una maglietta col cappellino, ovviamente della SCAF. E al terzo posto vincerà solo la maglietta. Io parteciperò. Non ci sono molte regole. Bisogna essere semplicemente regà creativi. Fare un video di 3 minuti, non di più, non di meno. E comunque vi lascerò comunque adesso, ad esempio, il link del. Qua sotto in descrizione il link del video. Un consiglio che vi do, regà,
con calma, tanto avete tempo fino al 31, perché io ho visto alcuni giveaway, cioè alcuni video che hanno fatto di ragazzi che l'hanno fatto il giorno stesso, senza metterci creatività, senza metterci impegno, proprio fatti a cazzo, giusto per farci qualcosa. Quindi secondo me è una bella possibilità che vi sta dando comunque Joe per ottenere uno scaff, cazzo, che magari a ottenerlo io. Ringrazio, raga, un sacco del supporto che mi state dando, perché vedo che un sacco di gente si sta iscrivendo al mio canale. Non so se magari state facendo vedere i vostri amici, oppure siete voi contro gli altri 3000 account falsi, non lo so, però grazie di tutto. Tornando al discorso del festino, non penso di essermi mai divertito così tanto, perché, cioè, a parte che ero giù in Puglia, quindi non c'erano genitori né un cazzo. Io facevo i cazzi miei, me la sciallavo alla grande. Anche quest'anno dovevamo organizzare una roba del genere, solo che i genitori sono stati tutto il tempo a casa. Mannaggia a loro. Boom! Mica che pugnazzi in bocca. E niente, quindi se volete fare dei festivi abusivi come l'ho fatto io, non inventatevi cocktail a caso perché fan cagare. Raga, cosa importantissima. Per chi si è perso l'ultimo video, questo sarà probabilmente l'ultimo video con l'Xbox One. Con l'Xbox One perché oggi, che è mercoledì, stesso giorno che vi carico il video, passerò a Play 4 perché ho trovato una persona che riesce a scambiarmela con la One. Sempre che ovviamente non mi derubi. Cioè, almeno, spero di no, però ci provo. Quindi, ricapitolando, non fate cocktail inventati da voi perché fan cagare. Mi raccomando, togliete tutte le chiavi che avete dai bagni perché la gente si può chiudere dentro. Terza cosa, procuratevi la figa, perché là quella sera non avevamo e siamo rimasti come dei bacucchi. Ragazzi, una cosa importantissima, ragazzi, vi invito a seguirmi nei miei social, su Instagram, Telegram e pagina di Facebook, perché là, come sempre vi dico, sarete sempre aggiornati su quello che faccio. E soprattutto perché pubblico delle foto del cazzo. Niente, signori, vi ringrazio comunque della visione, lasciate un bel mi piace, un commento, condividete, polliciate, anche se l'ho già detto. Lo speciale arriverà tra poco. Lo so che ci sto mettendo un sacco di tempo, regà, lo so, mi dispiace un sacco. Signori, vi ringrazio di tutto e al prossimo video. Ciao belli.